Torna a non ti scordar di me, Operazione Scuole Pulite, un'iniziativa promossa da Legambiente, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado e che vede alunni e genitori e docenti impegnati in prima fila per rendere più bello, più sicuro e più pulito l'edificio scolastico. Il Comune di Fano, attraverso l'assessorato ai servizi educativi e la direzione didattica di San Lazzaro, ha aderito alla campagna inserita all'interno del protocollo UNICEF Città Sostenibili e Amiche dei Bambini e degli Adolescenti 2014. 2015. C'è un collegamento ideale tra quello che hanno fatto gli scout una settimana fa nei principali punti della nostra città e quello che oggi le bambine, i bambini, i genitori, gli insegnanti della scuola primaria dei Cioraggi propongono. Un esercizio di cittadinanza attiva per prendersi cura della propria città e della propria comunità educante. A questi bambini oggi è stato dato un esempio di collaborazione che vede i cittadini farsi protagonisti di azioni concrete per il miglioramento degli spazi comuni. Hanno osservato la loro scuola con un occhio obiettivo, attento, critico, nuovo, pulito e hanno pensato, si sono posti questa domanda: che cosa è bene fare per la nostra scuola in questa giornata speciale per migliorarla? E poi gli alunni oggi documenteranno quello che è l'iniziativa realizzata e realizzeranno una mostra con gli elaborati e poi documenteremo il percorso progettuale in modo tale che rimanga anche una memoria storica di quella che è la giornata, non ti scordar di me. A turni, dalle 8 di questa mattina fino alle ore 16, hanno svolto un'operazione di pulizia, di manutenzione e abbellimento della struttura scolastica, dalla sistemazione delle fioriere alla tinteggiatura del cancellino d'ingresso, della ringhiera, della rampa d'accesso per i bambini diversamente abili e del muretto adiacente. Dopodiché sono passati al retro della scuola sostituendo la rete di recinzione, mentre all'interno sono stati montati paraspigoli nei punti più pericolosi, ma questi sono stati soltanto alcuni degli interventi attuati per rendere più gradevole la permanenza in classe. Tra una decina di giorni, appena arriveranno tutti i copri termosifoni, verranno montati anche quelli. E ci sarà a collaborare addirittura un nonno? Sì, abbiamo bene 28 genitori e un nonno. Che ognuno di loro porta, oltre al proprio tempo e alle proprie capacità, anche molti utensili da casa, perché la scuola chiaramente matite e penne sì, ma trapani, pennelli e quant'altro proprio no.